Ciao a tutti amici di Sportman Channel, siamo qua per l'intervista al Man of the Week. Sono con Luca Rinaldi della squadra Kignotex. Luca, sei pronto per le classiche domande che facciamo al Man of the Week? Dobbiamo sapere chi sei, cosa fai, domande molto flash. Pronto? Prontissimo, prontissimo. Allora, Luca, il tuo curriculum sportivo? Allora, diciamo che ho iniziato a giocare a 6 anni, ho giocato fino a 28, giovanili le ho fatte all'Accademia Inter, al Cione. Poi sono andato a giocare a Inveruno in prima categoria e poi diciamo che ho avuto un infortunio ai legamenti e diciamo sono tornato a giocare in terza con gli amici, poi sono andato ancora in seconda al Triante, ho chiuso al Santa Rita come ultima squadra e poi ho iniziato a fare i tornei con la Sportland. Perfetto, Luca, il tuo ruolo? Centrocampista. Centrocampista e le caratteristiche tecniche che ritrovi come centrocampista, come ruolo di centrocampista? Diciamo centrocampista abbastanza completo, sì, tendo un po' più verso l'attacco, diciamo. Ok. Diciamo il vizio del gol ogni tanto. Il vizio del gol, che allora devo dire, il peggior difetto come giocatore? Parlo troppo, in campo parlo troppo, ogni tanto dovrei stare un po' più zitto, quello sicuramente. E la tua passione per il calcio com'è nata? A parte da piccolino, quindi immagino... Sì, no, beh, è iniziato... Con papà che ti seguiva per questo, ma c'è costato qualcosa... No, diciamo che sin da piccolo, come ti dicevo, mi ho portato a 3 anni allo stadio e da lì e non mi sono più fermato. Esatto, diciamo. Con il pallone sempre a fianco. Sì. Senti, la soddisfazione più bella come giocatore? In tutta la tua carriera sportiva finora? Ce ne sono state parecchie. Diciamo che la soddisfazione la è stata quando sono andato a giocare in terza con gli amici. Sì? Che eravamo quando sono arrivato eravamo una squadra da ultimi posti. Sì? E siamo riusciti ad arrivare quasi a vincere il campionato, quindi quella è stata una bella soddisfazione. Ok, senti, il campione al quale ti ispiri? Se ne hai uno, se ne hai avuto uno e se rimane sempre. No, sin da piccolo, siccome sono milanista, era Dejan Savicevic, era il mio pallino, diciamo, mi piaceva come giocava e tutto, quindi è sempre stato lui. Poi vabbè, essendo milanista, di grandi campioni ce ne sono passati tanti, quindi... Attualmente? Nel Milan di adesso è un po' difficile. Diciamo Kakà, però magari Kakà di qualche anno fa. Sì, sicuramente. Va bene, senti, la squadra di calcio, abbiamo detto appunto, è il Milan, la tua squadra del cuore. L'obiettivo stagionale? Arrivare almeno ai playoff. L'anno scorso per un punto non ci siamo arrivati. Quest'anno ci riproviamo. Siamo partiti bene, quindi speriamo di andare avanti bene. Dai. Perfetto. Senti, il compagno più forte in squadra? Bella... Può essere tu? No, sicuramente se devo fare un nome dico Fabio Papacena, che è il nostro attaccante. Ah, Fabio? Sì, il nostro puntero, diciamo, che è molto importante anche all'interno della nostra squadra. Perfetto. Senti, il compagno più forte, ma il compagno più scarso? Quello che non è poi così forte come Fabio? Se devo fare un nome faccio Alessandro Lamacchia, ma... Sì? Per il momento che sta attraversando, cioè le qualità ce le ha, però... Si deve forse impegnare un po' di più? Si è perso un po' con la testa, deve essere un po' più umile sicuramente. Ok, un Balotelli di turno potrebbe essere, No, non quello, però... Però, lo seguiremo. Sì. Va bene, senti, il compagno più simpatico nella tua squadra? Più simpatico Claudio Croce, che c'ha sempre una battuta per qualcuno, poi un nomignolo da dare a quello, quell'altro. Sì? Potremmo intervistare loro sui campi. Sì, sicuramente vi farete due risate. Senti, invece il compagno è quello un po' più introverso, quello che magari non è poi simpatico come... Ma io direi sempre Alessandro Lamacchia, per lo stesso motivo che ho detto prima, che alla fine dice, però poi in campo bisogna fare i fatti. Parole meglio lasciarle fuori. Senti, ultime due domande. L'aneddoto divertente con la tua squadra, un aneddoto che ti puoi ricordare, un evento particolare, speciale? Guarda, sinceramente fai conto che la squadra è composta dalla squadra che eravamo in terza categoria, quindi ci conosciamo da una vita. Quindi siamo partiti sia da 11, adesso ci ritroviamo a 7 negli spogliatoi, ne abbiamo fatte di ogni. Okay. Quindi una in particolare potrei dire il trenino di Zambon, che dicendo così... Sì, loro capiscono. Va bene, lasciandoti sul trenino di Zambon, ti dico l'ultima domanda, che è il sogno nel cassetto. Il tuo sogno nel cassetto, sempre se non hai già realizzato un tuo sogno, e ne hai altri? Sogni a livello sportivo ormai non ne ho più, diciamo.
a livello mi piacerebbe vedere il Milan tornare a fare delle belle cose, magari sì. Un bel triplete sarebbe il massimo, però appunto, per il momento per, credo che per non sarà facile. Però non sogno. Okay. Visto che parliamo di sogni. Va bene, Luca, ti ringrazio. Grazie e ci vediamo poi in campo con le prossime interviste. Grazie a Luca Rinaldi, Man of the Week della settimana. Ciao. Grazie.